tutti. Dunque, io così farò una vi darò un po' un'informazione di quello che la nostra regione, attraverso le unità sanitarie locali, che come sapete hanno tra le varie funzioni anche quella della vigilanza rispetto al rispetto degli obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ha messo in campo su questo aspetto specifico e poi riprenderò anche qualcuno degli aspetti che sono stati toccati dalla dottoressa Alessandrini, così per fare un po' il quadro di quelle che noi riteniamo essere le cose più importanti di questi accordi e quelle sulle quali bisogna in qualche maniera puntare l'attenzione, perché come sempre accade quando ci si trova di fronte a materie complesse come quelle della sicurezza sul lavoro, ci sono, voglio dire, c'è una grande vastità di informazioni che il datore di lavoro riceve, ma bisogna imparare anche, come dire, a cogliere le priorità, le cose importanti che sono quelle poi da mettere in atto. Parto con un concetto probabilmente scontato, ma che secondo me vale la pena di sottolineare. La formazione sul lavoro è importante. È importante e questo è riconosciuto da tutti, è riconosciuto dal legislatore e questo è anche il motivo per cui quegli accordi hanno, come dire, sentito la necessità di disciplinare in maniera migliore come deve essere fatta. Esistono vari tipi di obblighi formativi che ha in capo il datore di lavoro, in qualche maniera che deve gestire. Quelli nei confronti dei lavoratori, è stato già detto, i lavoratori semplicemente devono sapere quali sono i rischi che stanno correndo quando lavorano. Questo detto in maniera molto semplice. Ecco, e questi rischi in parte, se un lavoratore già lavora da tempo, in parte già li conosce. Devono però anche sapere quali sono le norme che devono rispettare o che devono essere rispettate dal datore di lavoro per cercare di evitare questi rischi, perché altrimenti il concetto che passa è quello che chi fa lavori pericolosi conosce, che sa che ha determinati rischi che sono pressoché considerati inevitabili e facenti parte di quel lavoro che è pericoloso e quindi è logico che uno possa farsi male, ma non conosce in realtà né che ci sono delle leggi che prevedono delle protezioni rispetto a questi rischi, né anche dei comportamenti che devono essere messi in atto per proteggersi da questi rischi. Quindi diciamo che la formazione dei lavoratori è quella più importante perché agisce su persone che per mestiere sono abituate a pensare esclusivamente al contenuto del loro lavoro e non tanto a come proteggersi da. Questo, come dire, è una cosa che vale di più per alcuni comparti. In edilizia, probabilmente gli aspetti più pericolosi sono noti. Ecco, ciononostante, l'accordo Stato-Regioni, appunto, dice, a differenza di ciò che accadeva prima dell'uscita di questo accordo, dove comunque esisteva un obbligo formativo, esisteva perché lo prevedeva prima il vecchio 626, lo prevedeva il decreto 81, però non era stato scritto in maniera dettagliata come la formazione dovesse essere fatta, quante ore dovessero essere fatte per poter parlare di una formazione, non dico efficace, perché questo è un altro discorso ancora più complesso, ma una formazione adeguata, e quindi prima dell'uscita di questo accordo, cosa succedeva? Succedeva che ogni azienda formava i lavoratori in base a quello che riteneva opportuno. Alcuni facevano 2 ore, altri 4, altri 8, e quindi l'organo di vigilanza che doveva controllare spesso si trovava di fronte a delle situazioni dove si faceva veramente molto fatica a capire se il programma formativo, in relazione alle ore che erano state dedicate, fosse un programma adeguato e sufficiente. Ora l'accordo dice delle cose abbastanza precise. Innanzitutto contestualizza la formazione a un determinato numero di ore minime. Attenzione, parliamo di ore minime.
non parliamo di massimo o di numero di ore dove per forza deve essere esaurita tutta la formazione relativamente ai lavoratori. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'accordo dice, come è stato prima accennato la dottoressa Alessandrini, scaglionando l'obbligo formativo in base alla pericolosità del lavoro, quindi basandosi sui comparti Ateco, che sono i comparti che raggruppano le attività produttive. Quindi scagliona la formazione dicendo per lavori poco pericolosi poche ore, mediamente pericolosi un numero intermedio di ore per quelli più pericolosi. Ma l'accordo dice anche un'altra cosa, dice che comunque la formazione deve essere adeguata a quello che emerge dalla valutazione dei rischi. Quindi la valutazione dei rischi, che è l'elemento centrale per fare il punto, per fotografare la sicurezza all'interno della propria azienda e quindi anche del proprio cantiere, è l'elemento di riferimento sul quale poi tarare la formazione. A quel punto, preso l'accordo e verificate quali sono le ore a disposizione, si verificherà se in base al numero di rischi si riesce a coprire quel numero di ore. Questo vale per la formazione, come dire, che non sia disciplinata espressamente in maniera diversa da altre leggi. Mi riferisco per esempio alla formazione per il montaggio dei ponteggi, no? Quella è una formazione a parte, quindi quella va fatta indipendentemente dall'accordo e va fatta per i soggetti per i quali deve essere fatta. La formazione per il primo soccorso, gli addetti al primo soccorso, non c'entra nulla con l'accordo Stato-Regione, non rientra in quel numero di ore, va fatta col numero di ore che sono previste. La formazione che riguarda l'accordo è quella sui rischi lavorativi, chiamiamoli generali, ecco, tanto per capirci, e deve essere effettuata con quella scansione che è prevista dall'accordo. Un certo numero di ore effettuate per informare e formare i lavoratori sul quadro normativo, tutti gli aspetti normativi, un certo numero di ore focalizzate invece sugli aspetti specifici del cantiere. Questa cosa è molto importante perché il principale difetto della formazione che noi trovavamo all'interno dell'azienda in generale era legato al fatto che era una formazione poco calata sugli aspetti reali dell'azienda. Per cui questo comportava due tipi di problemi. Il primo, che i lavoratori non riuscivano a essere coinvolti perché non sentivano parlare di questioni che riguardavano il loro lavoro lì. Magari si parlava del lavoro dell'operaio metalmeccanico nei confronti di una platea di metalmeccanici, ma non del lavoro in quell'azienda metalmeccanica. Stesso discorso vale per i cantieri. E la seconda cosa è che alla fine poi il risultato non era dei migliori, perché comunque magari sfuggivano alcune questioni che erano tipiche di quella lavorazione o di quel tipo di realtà produttiva. Un'altra questione che mi sento di sottolineare, che è scritta nell'accordo, riguarda i lavoratori stranieri. Allora, il decreto 81 lo diceva già, Salve, lo ribadisce anche l'accordo, la formazione va fatta con un'attenzione specifica alla comprensione della lingua da parte di lavoratori che non conoscono l'italiano. Questo nel mondo edile è un problema particolarmente presente. Per cui chi fa formazione, chiunque sia, deve, come dire, interrelarsi, deve rapportarsi con i lavoratori stranieri in maniera tale da essere sicuro che stia utilizzando innanzitutto una lingua che sia compresa, ma magari anche, e qui entriamo nel campo dell'interattività, ma magari anche utilizzando delle metodiche didattiche che possano coinvolgere di più i soggetti che magari hanno meno affinità con la lingua italiana, e quindi utilizzando delle metodiche interattive, delle metodiche per immagini, di qualsiasi tipo di metodica che chiunque fa formazione conosce perfettamente, che sia in grado di coinvolgere e che superi quelle inevitabili barriere linguistiche che comunque probabilmente esistono anche nei soggetti che magari capiscono l'italiano. No, non parliamo neanche poi di chi l'italiano non lo capisce, perché lì veramente si tratta poi di assistere il formatore
a fare assistere il formatore da parte di soggetti che addirittura traducono, come spesso succede in alcuni settori dove i lavoratori proprio non conoscono la lingua italiana. Ecco, poi un'altra parte che l'accordo prende in esame riguarda la formazione del datore di lavoro che intende effettuare il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Anche questa è una cosa abbastanza frequente nel mondo edile. Anche in questo caso cambia l'articolo di legge, non è più il 37 ma il 34 del decreto 81, però anche in questo caso l'accordo disciplina in maniera specifica che cosa deve essere insegnato al datore di lavoro che fino a quel momento usufruiva esclusivamente di un corso di formazione di 16 ore che era previsto da un DM del 97 o del modulo A del corso di formazione per RSPP previsto per le figure che volessero acquisire il titolo responsabile del servizio prevenzione e protezione. Ecco, qui quello che cambia è chi può fare formazione, e cioè per ciò che riguarda il discorso RSPP datore di lavoro, la formazione deve essere fatta da una serie di soggetti che sono individuati dalla norma o da soggetti non individuati ma che siano accreditati e i cui corsi siano autorizzati a livello regionale. Naturalmente il CPTO è comunque autorizzato a farli, quindi per ciò che riguarda l'edilizia e il discorso che è stato fatto prima dal dottor Ghibellini nulla cambia. La regione Emilia-Romagna ha recentemente, da un paio d'anni, emanato un corposo documento programmatico che si chiama Piano Regionale della Prevenzione, e che è un piano triennale che va dal 2010 al 2012, che contiene una serie di strategie da mettere in atto da parte delle ASL per effettuare sul territorio una serie di attività preventive che non vanno solo a coprire il campo della sicurezza sul lavoro, ma coprono anche il campo della sanità pubblica e di altre questioni che in questo momento ci riguardano, non ci riguardano, ci riguardano in maniera del tutto secondaria. Relativamente alla parte che riguarda la sicurezza sul lavoro, una fettina di questa attività che viene richiesta ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, riguarda proprio la verifica, nelle aziende del rispetto degli obblighi formativi. Questo è un, esempio di come le istituzioni, anche alte, tengano in considerazione l'importanza della formazione come elemento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, perché poi di fatto le strategie che vengono adottate nel piano della prevenzione relativamente alla sicurezza sul lavoro sono strategie che puntano a questi due elementi. Il primo è ottenere una riduzione ulteriore degli infortuni attraverso delle azioni evidentemente non dirette ma indirette, e l'altro che riguarda il contenimento dello sviluppo di malattie professionali. La formazione è stata individuata come uno degli elementi che devono essere tenuti in considerazione. L'azione che viene fatta dalle unità sanitarie locali in questo senso è un'azione di due tipi, che coinvolge i due principali elementi che normalmente vengono utilizzati dalle aziende sanitarie per fare prevenzione nei luoghi di lavoro. Il primo è quello dell'assistenza e dell'informazione, l'altro è quello della vigilanza. L'assistenza e l'informazione significa effettuare comunque degli incontri. Quello che sto facendo adesso è sostanzialmente assistenza. Effettuare degli incontri con le parti sociali, con i datori di lavoro, eccetera, per promuovere la regolarità relativamente alla sicurezza sul lavoro. La vigilanza invece è la parte che riguarda proprio il rispetto puntuale della normativa. Esiste a livello regionale.